Non è un'insegna di una discoteca. Rende l'idea. Questo è l'arca di Lanfranco Settala, da non confondersi con il Settala che ha fondato, che era priore degli Zambonini, che sono stati fondati da Giovanni Bono. Vabbè. Per un po' la confusione si è fatta. Come? Quello sopra il sarcofago. Questo è il sarcofago. Poi magari ne è rimasto un pezzo, però sopra c'è lui disteso. Andiamo per ordine, perché anche qui c'è una tonnellata di roba dentro. E quindi, allora, punto 1, questo è lui. Notate che è colorato. Insomma. Beh, rispetto a una statua, alla statua normale, guardate in giro, non c'è nulla di colorato. Ma anche generalmente le statue non lo sono, in questo caso lo sono. Notate dov'è? Seduto dove? Su una cattedra. Lui era magister pagine sacre, cioè era maestro di pagina di lettura sacra a Parigi. Era, oltre ad essere confessore di un Visconti, Giovanni Visconti, credo, era un teologo, quindi una persona molto colta. Difatti, e qui se guardate questo quadro, questo riquadro, e questo, chi c'è? Notate che alcuni hanno un libro, anche se è chiuso. Sono studenti che possono essere sia laici che non laici, che religiosi. Quindi in questo caso non sta predicando, non sta dicendo messa, ma sta spiegando nella sua attività di docente. C'è un altro caso dove vedremo quello che avete lì, poi vedremo lì a destra, che c'è un altro caso dove nel sarcofago si cita l'attività di docente. Qui quindi stiamo parlando di, non a caso avevamo vicino una specie di università, di una persona molto colta. Sopra lo vedete che giace, cioè disteso quando è morto. Quelli che vedete a lato sono qui sopra e qui sopra, sono dei diaconi. Diacono è quello che non è ancora prete, ma quasi, che vegliano su di lui. Sì, adesso lo recupero.